Freddy. Leggo Quindi Suono con Non contate su di me e Antonio Schiena, complimenti. Grazie, grazie. Grazie, grazie davvero. Forte che, cioè, finalmente posso alzare un premio, bellissimo. È bellissimo, davvero sono... Cioè, quando scrivo, appunto, lo scrivo perché mi va di farlo, perché voglio raccontare storie, però poi ricevere questo affetto è... Cioè, davvero, tutta la fatica e le attese sono ripagate in maniera totale, davvero. Sono felicissimo, grazie a voi, grazie a tutti che mi avete permesso, insomma, di vivere questo momento. Grazie davvero. Grazie e complimenti ad Antonio Schiena, vincitore di Leggo Quindi Suono. Anche per l'editore che ha avuto il coraggio di promuovere un autore così giovane, quindi l'editore Watson di Roma, e questo glielo consegnerà Antonio direttamente a lui. Il libro come compagno, il libro come evasione. Sì, perché la vera evasione per un detenuto è data dai libri. Nella lettura allontaniamo le malinconie e le tristezze che ci sovrastano nelle lunghe giornate. Ringraziamo tutti gli autori partecipanti al programma della presentazione del proprio libro. Insieme a questo ti prego di mandare un abbraccio fortissimo a tutti loro. Gli arriverà? Sì, e spero magari venga, che ne so, appeso in biblioteca. Oh, sì. Allora, oltre a questo premio che abbiamo consegnato ufficiale, aspettano Paola altri due premi. Un racconto scritto da Donato, che è un detenuto, gli è stato ispirato dalla tua storia e dalla tua persona. È una pergamena a nome dell'istituto, che non è potuto essere qui perché ci sono delle altre emergenze, però ti aspettano, diciamo, dall'altra parte. Grandissimi doni per questa giornata. Pedalava come se non ci fosse un domani, inseguito da una mantra di tori inferociti, a testa bassa, sudando e schiumando, nonostante lo spazio intorno fosse poco. Togliendo i cubi dei palazzi, gli androni, l'area riservata al parcheggio delle auto e la viola centrale, non rimaneva quasi niente. Sembrava volesse spaccarli con muri di cinta e continuare la sua corsa infinita fino a dissolversi nel nulla, a sparire per sempre. Nel parco c'erano altri ragazzetti. Carega era il più grande di tutti, aveva 11 o 12 anni. Di sicuro faceva già le medie e Fabio era il suo bersaglio preferito. Si divertiva un casino a farlo cadere dalla bicicletta. Appena lo vedeva, gli tirava sassi con la fionda. Aveva una mira infallibile il bastardo. Quando lo prendeva la testa o le gambe, Fabio perdeva l'equilibrio e cadeva.